questo vuole essere l'omaggio a uno scienziato che, affermando un'unica origine per tutti i linguaggi, affermò l'indissolubile affinità dei popoli di ogni terra. Alfredo Trombetti nacque il 16 gennaio 1866 in un poverissimo rione di Bologna. Portici bassi e cupi, tetri cortili e fanciulli stenti. Stenti come il piccolo Alfredo. Ma la miseria non riuscì a spegnere in lui l'innata e prodigiosa sete di sapere e gli amici meno poveri lo aiutarono con affettuosa solidarietà, prestandogli o donandogli quei libri che egli non avrebbe mai potuto acquistare. Libri tutti più grandi di lui e sui quali passava molte notti al lume di certi mozziconi di candela che andava a raccogliere nelle sagrestie. Lo studio delle lingue lo affascinava. A 8 anni aveva già imparato il francese con facilità irrisoria. Poi fu la volta del tedesco, e dell'inglese, e del latino, e del greco, e addirittura dell'ebraico. Ronzava già intorno alle bancarelle dei libri usati, con lo stesso desiderio di chi, alla sua età, indugia davanti alle vetrine dei dolci. E stupiva i librai con i suoi acquisti, quando riusciva a farne, di opere più adatte a vecchi professori che non a scolaretti delle elementari. E ancora nottate trascorse sulle grammatiche, dalle quali lo distoglieva l'inatteso squillar mattutino delle campane. Al termine della terza elementare, Alfredo concluse con orgoglio infantile un componimento con la parola fine scritta in 6 lingue: greca, latina, tedesca, inglese, francese e italiana. Ma non gli bastavano i libri. Un venerando frate orientale fu sorpreso un giorno da un ragazzetto che gli si accostò non per chiedergli santini o medaglie, ma semplicemente di insegnargli il persiano e anche l'arabo. In cambio gli avrebbe dato lezioni di italiano e il contratto fu subito concluso. Non rinunciava però ai giochi, ci si impegnava anzi con lo stesso combattivo entusiasmo con cui affrontava vittoriosamente le declinazioni dei verbi difettivi di una mezza dozzina di lingue vive e morte. Preferiva tuttavia le solitarie passeggiate sui colli della città, alla scoperta dei poetici segreti della natura, cantati in tanti diversi linguaggi. Amava soprattutto i fiori, e divenne anche un buon botanico, e le stelle, che ricercava la notte con l'aiuto di astrusi atlanti astronomici, sui quali spesso lo sorprendeva addormentato il sole all'alba. La miseria lo costrinse ad abbandonare le scuole. Fu anche garzone di barbiere, ma per l'ammirato interessamento del Carducci e di altri maestri, poté laurearsi e darsi all'insegnamento.
Nel 1902 concluse la sua prima poderosa opera sulla unità del linguaggio, che mise a rumore il mondo degli studiosi. Fu premiato dai Lincei. Il governo istituì per lui la cattedra di scienza del linguaggio, lasciandogli la facoltà di scegliere l'università dove insegnare. Scelse Bologna. E Bologna lo accolse con affetto festoso. Le mura della città si adornarono di manifesti pittoreschi che recavano accanto alla sua immagine quella di un altro grande figlio di Bologna, Guglielmo Marconi, la cui fama correva già il mondo. Per me, scriveva il Trombetti, tutte le lingue sono propagini di un unico ceppo, continuazione di un unico linguaggio primigenio. E quel linguaggio ne generò una moltitudine. Quante diverse voci per esprimere gli stessi sentimenti, le stesse gioie, gli stessi bisogni. Per piangere le stesse sciagure. E queste diversità contribuiscono ad alimentare incomprensione, a includelire i conflitti e a rendere nemici i popoli nati fratelli. Oltre 2000 sono le lingue e i dialetti della terra e quasi nessuno fu ignoto al Trombetti. La grafia rende spesso più evidenti della parola le diverse maniere di esprimersi dei diversi popoli. Varietà che nacquero dal mutarsi dei costumi lungo il tempo e le trasmigrazioni. La culla dell'umanità, afferma il Trombetti, fu fra le più alte vette del Tibet, là dove si alza il Pamir. Ma quelle terre non poterono nutrire lungamente gli uomini che le andavano affollando e che dovettero abbandonarle. Lo scienziato ne ricostruì i viaggi favolosi per sconfinati territori, oltre deserti e montagne, attraverso mari. Imprevedibili esperienze trasformavano la vita di quelle genti e fatalmente il loro modo di esprimerle, il loro linguaggio, che però custodì il ricordo della sua origine. Un'unica linfa nutrì lingue e dialetti diversi. Si può giungere al ceppo di tutti, così come, per usare un paragone ormai classico, dai ramoscelli che reggono una moltitudine di foglie variamente sussurranti allo stesso vento, attraverso i rami più grossi si giunge al tronco, e lungo il tronco alla radice di un albero. Negli ultimi anni della sua vita il Trombetti approfondì gli studi su quella che si usava chiamare e ancora si chiama la Sfinge Etrusca, l'ignota lingua di un popolo che ha lasciato numerosi e pur misteriosi esempi di una civiltà raffinata. E la Sfinge fu costretta a rivelargli alcuni dei suoi più gelosi segreti. Ma la morte giunse a troncare le ricerche dello scienziato. Alfredo Trombetti moriva nel mare di Venezia il 5 luglio 1929. Si dissolse così una mente prodigiosa e ispirata alla fraternità che unisce i popoli, che nessun confine potrà mai distruggere.